Cari telespettatori di Opinione di Luzio, siamo qui nella splendida cornice del lungomare che porta al Conero. Opinione di Luzio Show. E con Opinione di Luzio Show. Con Mirella Moretti, testimone. Che c'è sempre. Giornata. E volevo parlare con il nostro amico Luzio di un argomento che mi sta un po' a cuore. Che è l'argomento è Sara Tommasi. Sara Tommasi. Che mi sta a cuore. Perché... Allora, le novità di Sara Tommasi, come sapete, non so se lo sai, era stata ricoverata. No, sì, è una bella ragazza. Se posso esprimere allora... Ha trovato lavoro, lo sa? Ma va? Sì, sì. Volevo però dirti le news della Tommasi, non so se le sai. Era andata in una clinica per cure psichiatriche. Dopo la Fontana. Dopo la Fontana, e perché era un po' depressa. Si è dato poi i quadri perché... Era depressa e allora l'hanno curata. Dalla Fontana non ce n'erano tanti di quadri, gli è presa male. E io ero preoccupato per lei. Come sta, come non sta, cosa fa in questa clinica, non scrive più niente su Facebook, no? Non te la vado a più quadri perché se le pucce su ha reso poco. Ma io non credo che si sia ammalata perché gli abbiamo dato tutti i quadrini. Ah. Io credo che si sia ammalata perché faceva una vita stressante e che fondamentalmente era contraria a quello che era il suo spirito di ragazza acqua e sapone. Lei ha aggiornato che il disagio deve poi i quadrini, la gente che sta tutti male in depressione, se vende più psicofarmaci in farmacia, quindi Sara Tommasi non è. Va bene. Esule da questo. Io questo non lo so, però ti dico allora che cosa è successo. Lei adesso è uscita dalla clinica, penso completamente guarita a livello di serenità psicologica, e ha subito trovato un nuovo lavoro, che non è andare a fare la donna nuda nelle pubblicità o camerini, diamo 50 euro dopo o dentro la fontana o a fare quei video, come dire, un po' allegri in cui lei, come dire, faceva un pochettino di Kama Sutra applicato. Ma abbiamo fatto fare l'opinionista la Sara Tommasi. Infatti, siamo bravi. Infatti, ma tu gliel'hai fatto fare. Sì. E sai di cosa voglio parlare? Che lei adesso è stata assunta come opinionista in una radio nazionale. L'ho fatto fare io. C'entri te qualcosa? Certo, sì, hai trovato il lavoro. Io ho voluto bene, dato che le pocce rendevano di poco, gli ho detto, magari la tua voce sexy rende di più. Okay. Allora fa l'opinionista. Tu sai che io le voglio bene. Allora sono contento che sai già tutto. Quindi possiamo passare alla seconda, all'analisi morale della questione. Che è quello che sai che interessa a me, che sono un moralista. Volevi fare che te l'opinionista in radio? Sono uno. Perché secondo te il moralista è mosso da un'invidia? Questo no, dire non lo maniera... so, non lo so. E questo che dire in maniera qui, sei qui. No, vorrei capire se con questa tua battuta vorresti insinuare che il moralista in generale, e io in particolare, è mosso da invidia. Questo è vorrei... Vabbè, non posso dire invidia. No. Ok, allora andiamo avanti. Questa Sara Tommasi, carissima, che io gli voglio tanto bene, va a fare l'opinionista. Quello che voglio dire io è questo. Speriamo che renda lì, Ma io quello lo spero io per lei e spero anche per i telespettatori che la seguono. C'è una percentuale. Anche se secondo me la Tommasi è più da televisione che da radio. Per dai, la voce sexy va forte. Le voci calde, le voci. Bostres. Svamps. Perché c'ha la voce calda la stessa. Sì. Io ho detto che deve fare la voce calda, vedrà lei. Potrà farmi di la depressa. Se viene da sono licenziato. Viene da un momento difficile, no? Vabbè, ho capito. È un momento difficile, che vuol dire? Vuole lavorare, fa il pianista. Va di moda, fa il pianista. Allora, io infatti vorrei venire al punto della moralistico della questione. La Sara Tommasi io le voglio bene, sono contento che ha trovato lavoro, come tutte le persone che vengono anche da piccole difficoltà. Credo che ci siano però persone con difficoltà maggiori della Tommasi e forse anche con capacità migliori della Tommasi per fare l'opinionista in Rai. Io mi chiedo, ma in radio non si vede se sei buona o no. No, non però, lo so se sono buona. Però lei ha fatto anche film porno, lì la voce sexy l'ha saputa fa. Quindi tu mi stai dicendo praticamente che il prerequisito, l'esperienza che le ha fatto sì che lei potesse entrare in radio subito appena uscita da sta clinica, certo, era che ha fatto un film porno. Sa. Quindi oggi come oggi in Italia tu lavori se fai un film porno prima. No! Però se sei una bella, tra virgolette, pseudo porno star, rendi molto di più. Quindi secondo te è giusto questo? Che la Tommasi trova lavoro subito come opinionista e magari gente che si è laureata in comunicazione, in economia, che per carità... Che ci vogliamo fare con questi? No, ti chiedo. Ah, non lo so. Chiedo cosa ne pensi. Io non ho... laureata in economia. Buona fortuna nelle grandi aziende multinazionali per fare da manager. Non li vuoi mandare in radio a fare l'opinionista. L'opinionista ci va, la gente che un attimino gli piace parlare, gli piace... Magari sono anche un pizzico narcisi. Ma comunque sia, ecco, come te o di più, scusa la domanda. Ma io la base del narcisismo sta un po'
nel genere umano dappertutto, quindi è si propaga a macchia d'olio in tutti gli esseri umani. Poi chi ce l'ha più, chi ce l'ha meno, argomentate voi quanta ce ne posso avere io. Io non c'ho. Ora io ti chiedo, come la Sala Tommasi, ci sono tante di Sala Tommasi. Tanto. Ho capito, adesso abbiamo trovato il posto per la Sala Tommasi. E il problema mandate è che qualcuno... le sì e altre no. Quello ho capito, ma adesso quelle cosa altre le valuteremo. Se ci mandano un vieto della loro voce sexy, se sono meglio della Sala Tommasi, le prendo e le sostituisco alla Sala Tommasi. Ti ringrazio di questo assist. Proprio per quello che hai detto, se sono meglio, in che cosa sono meglio? Cioè, qual è la qualità eccezionale della Tommasi che l'ha fatta primeggiare rispetto ad altre? Qual è? Cos'è che serve oggi per lavorare in radio o lavorare in tanti posti? Questo che io ti chiedo. Sensualità, essere sexy, provocante. E la capacità e con la voce essere provocanti sono, a livello comunicativo si spende bene, più sei provocante, più sei sexy, più sei insensuale. Ma allora serve laurearsi in economia, perché essere sexy non credo che te lo insegnano in una università. Ma nei mezzi di comunicazione vuoi essere laureato in economia? Io non l'ho capita. Vabbè, allora uno si laurea in scienze della comunicazione e mandala a lavorare per la Coca-Cola. Sai quanta gente esce dalla laurea non so quanto utile di scienze della comunicazione? Se saranno divertiti per il loro narcisismo di studiarla, cosa la fai io? Ma serve? T'ho detto, per il loro narcisismo sicuramente. No, io ti chiedo se serve oltre al loro narcisismo di avere la laurea. Serve a trovare lavoro, per esempio, studiare. La laurea? La laurea non lo so. Non lo so. Perché deve servire? Perché ci dai 4 anni della tua vita di studi. Perché saranno narcisi, no? Perché non devono essere proprio così materialisti. Quindi quelli che hanno ottenuto un bel loro pezzo di carta dove dici che sono stati belli. Vorrei capire una roba, ma allora chi va a scuola e non studia, allora quelli non è narcisi, quelli non sono narcisi. Chi studia narcisi in maniera diversa. Hanno fatto la lotta del contrario, cioè a essere a scuola senza fare un cazzo e sentirsi belli. E chi preferisci tu, quelli che studiano o quelli che non studiano? Chi pensi che sia meglio? Io studiavo a periodi. Non ti ho chiesto se tu studiavi. Ti ho chiesto secondo te chi preferisce. Ma che ne so io, non è che li posso avere la sfera dell'Aladino, eh. Saranno che sicuramente hanno fatto così, si sono comportati a studiare, vuol dire che apprezzavano ciò. Si apprezzavano fare lì i seminari o scopare in classe, o farsi le pippe con la bella insegnante, vuol dire che gli piaceva quello. Quindi se ho capito, per te chi studia e chi non studia sono uguali, diciamo, per te dal tuo punto di vista. Non fai un giudizio di merito per cui chi studia di più è migliore. Per capire come la vedi. Oh no, non faccio giudizio di merito. Ognuno si fa si fa l'autocritica a se stesso. Mi fa piacere che tu sei molto, come dire, non lo cameri 50 euro arriva tra 3 giorni, eh? Ascolta, finiamo sulla Sala Tommasi. Allora tu come la vedi questa Sala Tommasi? Pensi che avrà successo? Continua, tu che la conosci bene, insomma. Certo, speriamo, almeno con la voce. Sale Poccia ha reso o non ha reso, insomma, abbiamo visto che oramai non è più spendibile. Forse perché è superata dalle nuove forme, delle nuove più belle del mondo. Purtroppo sì, allora, c'è concorrenza. Tu spogliati dal fatto di averla messa tu e quindi hai un certo, conflitto di interesse. Certo, perché tanto nei mezzi di comunicazione interni si deve parlare italiano. Quindi abbiamo eliminato la concorrenza estera sulla sensualità. Ma non è detto. Quindi ce ne tante che parlano male italiano e sono la Lagerbach, per esempio, la Filippa. La Filippa. La Filippa Lagerbach fa la pubblicità e fa anche. Rende lei, la Filippa. Anzi, avere l'accento straniero. Ma non ce l'ho. Ho capito, però adesso ti dico una cosa. Fa finta che non gliel'hai trovato tu il lavoro, ecco, quindi fa finta che non è mica tua la Tommasi. Dai un giudizio obiettivo. Sara, secondo te bene. La Sara domani vieni a trovare in radio. Ti aspetto. Quanto dura? In radio? Quanto dura? Vediamo, vediamo. No, vediamo, io voglio una. I nostri telespettatori vogliono. Vediamo tutti, vediamo. Tu ci devi fare una previsione sul futuro. Vabbè, un mese dura. Ah, sei pessimista quindi. Sì, purtroppo si stufa, dici? Sì. Si stufa perché tocca alzarsi presto e lavorare. Sì, purtroppo sì. Tu dici un mese, vabbè. Esatto. Quindi mandate un po' dei video voi, perché la devo dopo. La devo un attimino rodare con altro, perché lei mi crepa tra un mesetto. Cosa le faresti fare dopo la radio? Se la radio, come pensi, durerà poco. Che altro lavoro le possiamo. Perché ormai i porno li ha fatti, le pubblicità le ha fatte. La famo lavorare per quel mondo dei sordi muti. La voce va bene, va più bene. Cioè? I segni, si mette a fare i segni sensuali. I segni sensuali. Guarda che i sordi muti toccano. Toccano. Sì, parlano comunicando con quindi tutti per comunicare con un sordo muto. Ti tocca. Se diventa. Lo devi toccare e lui ti tocca a te. L'importante è che è soddisfatta la Sara dopo aver lavorato. Secondo me però la Sara è abituata a un budget abbastanza alto. No, la Lega Filo d'Oro paga bene. La Sara non credo che prenda 100-900 euro al mese. Buona la di Laboretti, ragazzi, ve lo garantisco. Vedremo, vedremo. Qui sono i muti. Arrivati 10 minuti, ragazzi. Vi saluto. Prima di inizio, show con.
dove siamo, fammi vedere che bellissimo paesaggio. Oh, la... vedere che cos'è, che questo è un bellissimo luogo turistico della nostra regione. Di qualcosa prima di bello. La gente non sa che cos'è la rifineria Api, che sono produce... dietro agli alberi, ma non li vedono, non lo vedono, ma è una roba meravigliosa. Adesso la vedranno tra che cosa dieci minuti. Di qualcosa di questa rifineria. C'è morta Zacca de Gempe. C'è morta? Sì, i militari l'hanno mandati via perché ha detto se c'è morto un militare, sai, viene fuori un macello. Quindi la caserma Saracini l'hanno chiusa. Questo voleva vendere le macchine col petrolio di fianco e non le vende più nessuna. Stanno in crisi, chiude. Purtroppo qua le ciminiere pullulano, sono pieni di buffi, con la cassa integrazione, i due fratelli che gestiscono l'API se litigano, se parlano nemmeno si mandano le mail per le rivalze economiche, uno vuole i quadrini, quell'altro pure. Hanno venduto un macchinario ai cinesi, fortunatamente gli ha sbloccato la regione e tirano su un centinaio di milioni di euro questo macchinario che non lo possono usare. Guarda che roba, oh, è una roba grossa. Fumano sul mare Adriatico, fanno acqua pulita. Acqua pulita. Su questa splendida immagine saluterei. Sì. Salutiamo i nostri telespettatori da Andrea e Luzio. Show! Luca, a tre giorni, eh?